Ragazzi, guardate! Porco. Un'ambulanza rovesciata! Per chi non lo sapesse, collaboro con il canale di Tecno Android, per la quale sono un recensore tech, ed oltre a smartphone, computer, casse Bluetooth e altri prodotti elettronici, recensiamo anche la tecnologia delle autovetture, tramite la rubrica dedicata di Tecnomotori, ed è proprio grazie a quest'ultima che abbiamo avuto la possibilità di testare per qualche giorno la Lamborghini Huracan Evo. Quindi allacciatevi le cinture, mettetevi comodi, perché all'interno di questo piccolo vlog vi racconterò la mia personale esperienza a bordo della supercar. Arrivato a Roma e incontrato Dario, che è il proprietario di Tecno Android, ci mettiamo subito al volante direzione Sant'Agata Bolognese per andare a ritirare la supercar presso la sede di Lamborghini. Papà, abbiamo cambiato macchina, non stiamo prendendo più la Lamborghini, c'è la Fiat 130. Ehi Stefano, no, la 130 è una macchina molto vecchia, io me la ricordo, ero ragazzo, addirittura montavo le autoradio su quelle macchine. Perché state facendo la recensione a questa? Arrivati a destinazione e firmate tutte le carte necessarie, ci presentano l'auto a noi riservata per la prova. Una Lamborghini Huracan Evo coupé trazione integrale color arancione opaco, non volendo la configurazione mia preferita di quest'auto. Quindi ci spiegano tutte le cose principali dell'autovettura e soprattutto il sistema multimediale, che vi ricordo è il nostro focus per la recensione, e poi ci mettiamo nuovamente in macchina, questa volta a bordo della Lamborghini, direzione Roma. Ma prima di rimetterci in autostrada, siamo passati dal parcheggio con l'auto con cui siamo arrivati lì a Sant'Agata Bolognese, perché dovevamo scaricarla dell'attrezzatura e caricarla sulla Lambo. Indovinate? Ok, abbiamo finito lo spazio. Abbiamo finito lo spazio. Siamo successo di macchina. E poi subito autostrada direzione Roma. Avvisami! Occhio allo scooter che è andato. Come scoppietta! Fa paura sport. Strada. RS6, no Dario. Lo premo? Che pericoloso quello sport. Dario, qua c'è la galleria. Dai, stavolta è fatta cagandozzi. Maledetto. Fatta apposta. Pausa all'autogrill, la Lambo era circondata di persone al ritorno al parcheggio. Finalmente era il mio turno di guidare la Lamborghini fino all'ingresso di Roma. Mado. Oh Dario, hai visto che bella? Bella, tieni, va, guidala, va. Alexa, autodistruggiti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Scherzavo. Non ci credo. Ragazzi, guardate. Porco. Un'ambulanza rovesciata. Porco due, che botta. C'era un'ambulanza rovesciata. Questa. Assurdo. Ma poi lì come ha fatto? Qualcuno l'ha spronato da dietro. Ma si è cappottata. Famo a pieno, Oddio. Dario. Mi dimentico che stiamo a terra praticamente. Oddio, non riesco ad alzarmi più. È bassissima, ragazzi. Senti che rumore strano che fa. Madò, sto al buio, lo so, ma siamo arrivati da poco a Roma. Ho parcheggiato la macchina nel garage, a casa sua. C'ho un mal di tutto indescrivibile. Sensazioni? Madò. Mal di schiena, ma quanto cazzo è figa però. Non posso dire nulla, tanto poi per chi è interessato potrà vedere la recensione completa sul canale YouTube di Tecno Android. Boh, primo giorno finito. Domani inizia la recensione e devo andare a finire di scriverla. Buonanotte, bella. Ma buongiorno. Oggi giorno recensione,
Dario mi ha fatto spaventare prima, ha detto abbiamo spaccato il paraurti, in effetti sembra rotto, invece no, è che c'è insomma tutto un rivestimento in plastica perché la macchina è nuova, quindi tutta la carrozzeria è protetta da questo mega adesivo, diciamo, trasparente. Ma minchia, che paura mi era presa! Questi sono i sistemi antiestetici, ma servono per non graffiare la Lamborghini di dentro. Questo è il treppiedi che ci serve per le riprese, quindi l'ho imbottito, l'ho tutto ricoperto con plastica e buste, così non andiamo a graffiare gli interni. Lamborghini, non roviniamo nulla. Sto malissimo! Caricata l'auto con l'attrezzatura, prima di andare a girare i video dovevamo lavarla e mannaggia a me, non ho registrato una delle scene più divertenti di quei giorni. Ci trovavamo all'interno dell'autolavaggio, guidavo io nel parcheggio precisamente, non c'erano molte macchine, però c'erano e c'erano anche delle persone. Io ero sicuro di aver messo la prima, invece ero in folle. Vado a dare un po' di gas, veramente poco, giusto il necessario per poter avanzare ed entrare nel box di lavaggio. Un casino, perché stavo in folle, la macchina non si è mossa, si sono girati tutti. Tutti. Io rosso, ovviamente, perché già per come sono di natura, quindi immaginate una situazione del genere. E vabbè, poi ho messo la prima e sono entrato a lavare la macchina. Trovare un posto giusto per le riprese era quasi impossibile, perché ovunque andavamo ci fermava troppa gente, quindi alla fine abbiamo optato di spostarci verso Nettuno, e mentre stavamo appunto per strada abbiamo deciso di bullizzare un pochettino i nostri colleghi recensori di Milano, che non hanno avuto la possibilità di vederla ma neanche di provare la Lamborghini. Non sapete che vi state perdendo, cioè guardate, guardate che macchina, guardate. Sentite il rombo! Che brutte persone che siamo! Gianluca, Francesco, Davide, se state guardando questo video, vi voglio bene! C'ho la mano che è meglio di un gimbal! Eccole, stanno sorridendo! Sono turiste! Sì. Mi sorridono tutti, oh, in modalità corsa e corsa, non c'è niente a fare. Guarda qua che dosso. Ma che so? Sì, non mi sono accorto lei, cioè, la strada non la conosco, quindi vai piano, non lo so, mai fatta, Non so proprio che cazzo di strada è. Oddio, so dove portarti per fare riprese dronate. Ragazzi, tutto il giorno in Lamborghini, ma tutto il giorno. Siamo tornati, Dario mi ha fatto provare la sua Leon, che comunque è una coupé bassa, ma fa stranissimo. Dopo due giorni che usi la Huracan è troppo strano. Cioè, tipo mi sembrava di stare su un camion con la Leon, comunque invece è una coupé bassa. Sei come... Tu pigli una super sportiva, una Kawasaki ZX10R, dopo che la guidi per due giorni vai su uno Zip 50, ecco, la sensazione è identica. Madò. Amici, ultimo giorno per me in compagnia della Lamborghini Huracan Evo, perché io adesso torno all'Aquila, quindi sto caricando tutto quanto all'interno della Lambo. Dobbiamo fare giusto le ultime riprese, ma per quanto mi riguarda che devo fare le ultime riprese, ma le posso fare tranquillamente proprio sulla strada per il ritorno all'Aquila. Ma ve lo fate vedere lì dentro quanto è bella? Penso di sì, no? Quindi, boh, vediamo che succede l'ultimo giorno con la Lambo. Un trolley da cabina d'aereo entra preciso. Entra veramente precisamente. Magari si può mettere un'altra borsa piccola, ma non deve essere troppo alta, che se è più alta di questo poi non si chiude il cofano. Ragazzi, guardate Dario dove mi ha portato. Drone time. Purtroppo ragazzi il vlog della Lamborghini finisce qui, non ho altre clip, l'abbiamo avuta per poco tempo, il lavoro da fare era tanto e dunque non ho potuto dedicarmi più di tanto al vlog. Chissà, magari andrà meglio con la prossima supercar. Video sta facendo? Ma che stai facendo? Video.